Io tra poco posso anche. Ok. Dovremmo essere tornati con una risoluzione un po' più bassa. Un nanosecondo di buffering e poi torna offline. No, adesso io sto trasmettendo su Twitch. No, sei tornato là. Ora sta ribufferizzando. Ok, e sto trasmettendo a 480, quindi nessuno dovrebbe avere problemi di visualizzazione. Dovreste riuscire tutti quanti a vedere. Ora il problema è che io non posso vedere la chat perché mi chiede di loggare su Twitch e non mi ricordo la mia password, quindi è un po' un casino. Cioè, ah sì, certo, puoi streamare su Twitch e non puoi. Sì, perché la mia password se la ricorda, okay. XSplit, ma non me la ricordo io e quindi sono fottuto. E purtroppo è così che insegnare la password, di Twitch. Purtroppo, vabbè. No, il bello che gliel'ho insegnata, però evidentemente è un browser pirla che se la dimentica. Quasi devo dire. Ok, allora, vi faccio vedere una cosa che ho costruito. Fintanto che adesso sembra funzionare tutto bene, anche se io vedo zero visualizzazioni. Twitch mi dice che non c'è nessuno che sta guardando. Però io mi fido di Meta, che almeno lui mi sta guardando, quindi... Sì, non te lo dire, ma siamo tipo almeno 4-5 a guardarti. Perfetto, va benissimo. Lo vedo da Nick, 1, 2, 3, 4, 5, più io 6, 7, almeno 7 siamo. Ottimo, e tra parentesi la tua voce è altissima, parla? E non parli. Salve, più. Sono okay. Metatron. Sì, sì, me la dà altissima, me la segnala come altissima la tua voce, quindi, ehi, signori, complimenti. Cancelletto Kale che non sa la password. Dai! Oh, adesso vorrei davvero vedere la chat, perché ho imparato come metterla in finestra la chat, come metterla in pop-up, però se non posso loggare non posso... oppure posso metterla in pop-up anche se non è mia. Ok, queste sono le mie creazioni che ho fatto fino adesso. Varie catapulte. Questa è una catapulta... Ho fatto il paragone, la catapulta che si gira e la catapulta a 45 gradi che fa pena. In più queste sono fisse, quindi non dovrebbero dare troppi problemi. Vediamo un po'. Pardon. Tac. Tac. Carica! Ok. No, così non vai bene. Lasciatelo dire, così non vai bene. Vediamo se riusciamo a distruggere una cosa statica. Ok. Non sembra lamentarsi. Ok, basta, non la tira più di così. Pazienza, pazienza, pazienza. Comunque, questa era quella che avevo costruito sul castello, che non avete visto perché è esploso tutto quanto, sostanzialmente. Ed è una catapulta orientabile. In pratica uno va qui, piazza il suo bel blocchetto. Hop. È vero, adesso si è più in diretta, giusto? Non c'è più tanto, sì. Stacco. Ok. Guarda, dai, tipo... Quanti secondi saranno? Hai piazzato ora il gancio dietro il cucchiaio. Ah beh, non è tanto. Stai tirando la corda. Ok, non è tanto, non è tanto. Perfetto. A me mi si sente, sì. Sì. Beh, sì, ti si sente abbastanza bene. Ok. Stanno guardando in 12, yeah. Ma se cos'è, devo davvero iniziare a fare Twitch. Mi dispiace perché c'è tanta gente che Twitch non riesce a vederlo perché è troppo pesante. E praticamente, veramente. Sì, Twitch, adesso tu mi stai vedendo e molti mi stanno vedendo perché ho messo a 480p. Se metto a 720, sai quanta gente si ritrova col buffering? Tantissima, perché... Twitch non permette di ridimensionare. Twitch non permette di ridimensionare. Quindi, poiché non permette di ridimensionare, tu sei obbligato a vederlo in nativo.
cioè a vedere il video alla risoluzione che ho messo io. E se io metto a 720p e tu hai un 3 mega di download, tu vedrai sempre col buffering. Semplicemente perché non sono uno di quelli che pigliano soldi da Twitch. Se sono uno di quelli che pigliano soldi da Twitch, Twitch mi permette, quindi un socio Twitch, Twitch mi permette di cambiare le risoluzioni e quindi potete mettere anche le risoluzioni più basse. Ma poiché non ho tipo 150.000 visualizzazioni al giorno su Twitch, Twitch non mi permette di fare queste cose. E questa cosa non si tende, e la cosa mi fa veramente incavolare. Comunque, la cosa fighissima che volevo farvi vedere è questa. Non questa roba che svolazza, ma questo. End rope. Questa fare qui. Attenzione. Stai prendendo la corda. Oh, ce la posso fare. Che gira da solo, tra l'altro. Sì, esatto. Ok, ora sono qui e tiro. Vai, 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 vai. Ma che? Ok. Ma che? Ah, non sale più di così. Si è rotto. Si è rotto. No, sono intrappolato. Al contrario. L'ascensore, ma te ne rendi, no? Sì, ma non ha funzionato come... Funzionava meglio prima. Ah, ok, ha funzionato. Oh, si è sganciato, si è sganciato, si è sganciato. Ok? Alla fine ce l'ho fatta. Ah, che carino, eh? E scende anche. Mi metto qui. Shift T. Sarebbe bellissimo se scendessi. Yuhu. Ah no, shift, non control. Ok. Olè! Siamo su. Che figata. 2-3 volte ho fatto esplodere tutto, ma alla fine sono riuscito a crearlo caruccio, eh. Ma che bello. È un ottimo modo per avere una sicurezza in un castello. Cioè, lo costruisci che l'unico modo per entrare è passare dall'ascensore. Sai... Non è che si può entrare in 54. Esatto, cioè sai che non è che si può entrare in 54, no? Quindi. No, ma poi lo tieni direttamente su. Esatto, una cosa che ho pensato, potrei mettere un rocchetto anche qua. Invece di mettere il gancio, metto il rocchetto. Quindi quando tiro su da quello, lo tiro su, oppure lo posso tirare su da qui. A seconda del se arrivano nemici o no. Ma comunque, anche arrivassero i nemici, possono salire solo uno per volta. Quindi, se anche i nostri amici premiti stacchi la corda, ciao. Anche, esattamente. Oppure mentre un tuo amico sta salendo, quando sei arrivato in cima, tac. Scherzetto. Scherzetto, reso, ero in fondo. Dunk. Poi mi spieghi perché c'è un end roping nel vuoto. Sì, non lo so perché, però. E questo invece dovrebbe andare un pochino più lontano. Pum. C'è una certa differenza tra le due, oserei dire. La prima... E non tira più di così, non capisco perché. Di punto in bianco decide che non tira più. Basta. Decide di non funzionare. Ma qual è la differenza tra le due? Che una ha la corda più indietro, cioè fammi capire. No, la differenza tra le due è che questa qui che sta dondolando ha il coso a 45 gradi, quest'altra invece ha il coso puntato in avanti, semplicemente è invertita la molla, punta da un'altra parte. Vediamo cosa succede se faccio così. Mettiamone un altro proprio. Ah, il palo è piegato in avanti di 45 gradi. Esattamente. Ok, forse così già riesco a piazzare un sasso. Vediamo, perché voglio provare a vedere i danni contro i muri. Ok, perfetto. Piazziamo un muro. Possibilmente al suolo. Se non cade su se stesso, ok, non è caduto su se stesso, ma mi sa che è troppo basso, adesso lo alzo ancora un pochino,
Ok, non ha retto. Oh, porca mia. È sempre meraviglioso da vedere, lo ammetto. Però non era ciò che volevo. Ok. Mamma mia, la lag. Oh mio Dio. Non ha retto. No, oh mio Dio, la lag. La lag. Kaboom. Anche il cancellare ormai è un ammasso di 3T. Vabbè, uno ci prova. Ok, vediamo magari da qui che è un pochino più lontano potrei... Chiedono se riesce a mettere il palo orizzontale così da attenderlo al massimo? No, non me lo fa fare. Lo fa quando ha voglia lui. Ogni tanto lo fa, ogni tanto no. Non so in quale... fisica maledetta. Non so con che ragionamento decide di farsi tendere di più o di meno. Vedete, io sto tirando ma... non tende assolutamente nulla. Fuoco! Cioè, ho fatto gol. O proprio non c'è arrivato. Non c'è proprio arrivato. Dimmi te. Però adesso so che il punto è questo. Ok. Sai che hai fatto gol. Ok. Il punto d'impatto è qua. Con un po' di calcoli... No, non hai fatto gol. No, non ho fatto, non c'è proprio arrivato contro. Ok, vediamo se riusciamo a tenderlo di più stavolta. Più di così non va. Forse devo metterlo più vicino. Adesso provo. Proviamo a lanciare questo colpo. Sperando di non spaccare nulla. Ok. Fuoco. E stavolta ho fatto gol. Ma vai a... Ah, aspetta Kalec, ti devo lasciare. Mi è arrivata una notifica sul cellulare che c'è Kalec su Twitch. Un po' in ritardo, Ok, dimmi un pochino cosa dicono dalla chat, perché io non la posso leggere, Meta. Beh... delle tante migliaia di cose che dicono che riguardano lì in generale da migliorare. Beh, sì, un po'. Ok. Culo. No, non va bene, è troppo alto. Allora, facciamo sto tentativo. Facciamo così. No, togliamo via questi. Allora, ti leggo testualmente Lucaro. Vedi il paletto sulla ruota della molla? I due estremi di quel paletto sono fermi. Sono i fermi. Ovvero la molla non può andare più di così. Se metti il palo in orizzontale, puoi tenderlo al massimo. What? Non ho capito. Hai presente la molla da un lato? C'ha... sì. Diciamo una base. C'è una base. Sì. In teoria dice puoi tenderla da una parte all'altra. È solo quello il fermo. Quindi non ci dovrebbe. Aspetta. Vediamo un po'. Adesso piazzo. Spero di aver capito quello che cercava di dirmi. Se no, scusami, sono un imbecille. Cioè, proprio letterale. Ma proviamoci. Ai lati della molla c'è quella specie di cuneo. Sì. Paletto inserito. Sì. E quello è l'angolo massimo. E quello è il limite massimo. E allora dovrei starci tranquillamente, no? Vediamo. Io continuo a tirare, ma... ok, più di così non va, sto infame. E la ragione è... e proprio non lo tira più di così.
Ora, vediamo se riusciamo a farlo impazzire di nuovo. Secondo me ora impazzisce di nuovo. Si accettano scommesse. No, non è esploso. Stranissimo. Peggio di prima. Ok, 2 minuti e ti abbandono. Tranquilli, tanto la siamo quasi alla fine. Stiamo controllando di riuscire a far sparare sta benedetta catapulta. No. Poi prova a fare un ariete. L'ariete richiede un po' di tempo, ragazzi, eh. Ok, così va, no, già peccato, meglio. Peccato richiede che ti metti lì davanti al muro. Anche. Ok, dovrebbe starci. Ok. Ce la faremo a colpire qualcuno. No, perché è storto giustamente adesso. Ok, l'abbiamo girato. Fuoco. Questo la mia idea. E ti risponderò. Cioè, ho colpito il palo. Non ho fatto niente. E ora sono sicuro che scoppia tutto. Ok, non è ancora esploso. Prima di andarcene dobbiamo riuscire a distruggere almeno un pezzo di sto muro con questa catapulta. Perché non è giusto. Assolutamente non è giusto. Ok. Vai. Riproviamo di nuovo. Okay. Ok. Ce la facciamo, ragazzi. Prima o poi ce la facciamo, ve lo assicuro. Ma... cioè, più indietro, tra poco. Più lo alzo, più lui spara alto. Ma... ok, torna un pochino più avanti, per cortesia, eh. Signora catapulta, no, non prendiamoci in giro, per favore. Lol. Ok. Ullala, che carica sto giro. Dicono quando... che il ramo della catapulta è messo male, lo devi girare come l'altra volta che saltellava. Ah no, è giusto così. Quello che saltella è questo qui. Questo è quello che saltella e... se io lo carico... e ci metto il pezzo sopra... è fighissimo che sta, però... cioè... è un po' moscio. Questo d'altro canto... tu... oddio! Fermati! 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 No, 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 no! Oh... ok, fai le tue cose, noi chiamiamo qualcuno. Kalec, mi sa che stai perdendo una catapulta. Anche questa fa parte della stirpe delle catapulte equilibriste. Già, ragazzi. Dicono di fare il palo del cucchiaio più lungo. Un palo del cucchiaio. Ok, facciamo il palo del cucchiaio più lungo. Così spero che basti. E speriamo che non faccia. E speriamo che non faccia. C'è quell'altra nell'altro schema. Esatto. Sì, faranno un meeting probabilmente. Ok, palo lunghissimo. Adesso giriamo un attimo la catapulta. Ok. Di sicuro farà una mega parabola, sempre se non esplode. E ora se, lancia in verticale gli ricade addosso. E se il colpo. E se il colpo. Dubito che lanci in verticale, però possiamo. Ci possiamo sempre sperare. Ok, speriamo non scoppi. Tum! Boom! Oh, abbiamo colpito un muro. Non ci posso credere. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Però l'abbiamo colpito.
Positivo, positivo, è un più sulla nostra scaletta. Siamo riusciti a colpire un muro con la catapulta. Non era fatto né caldo né freddo. Proprio, sì, non se n'è neanche accorto. Forse ha detto, ah, ma che cosa... No. Quando si è avvicinato ho visto tipo un glitch video. Sì, però... Spaccato. Sì, lo si vede anche da qua, ma non è un danno quello. Fuoco! Tu continua a fare l'equilibrista che intanto... Oh, guarda qua, ha iniziato a fare qualche danno. Beh, comincio a capire come mai negli assedi di una volta ci andavano 50 ci andavano 50 catapulte e ci impiegavano giorni a tirare giù un muro, perché ok, ripararlo non lo ripari, però minchia tirarlo giù piangi. E ho capito perché al fosso di Helm erano tanto fiduciosi. Però sta reggendo un sacco di colpi, eh. Se fosse in te userei palle infuocate, fanno più male. Lo so, almeno però sono più fighe. Non le hanno ancora implementate. Sicuramente le implementeranno. Le inzuppi nell'olio. Sicuramente le implementeranno, però non le hanno ancora messe. Ok, forza. Ce la possiamo fare? Secondo me, cacca, la palla perde potenza quando riscende. Lo so, infatti l'ho avvicinato un po'. Tunk. Sei tipo troppo in alto per tirare lì. Sì. Solo che qui ho paura, ci sono catapulte vive che mi potrebbero attaccare. Ho un po' paura. C'è tipo la copia e la incolli dall'altra parte del muro. Proprio di fronte, a una ventina di metri, gliela lanci in faccia. Magari. Qua anche lì alla discesa. Ok, aspetta, fammi fare una cosa, va. Mettiamo il voxel. È un po' barare, ma chi se ne frega. L'ho già fatto prima, perché non farlo di nuovo? Ok. Quella laggiù fa le capriole, mi fa un po' paura a me, sinceramente. Comunque. Ok, stai là, per favore. Non costringermi a ucciderti. Oh, mamma. Ok. Questo sarà un colpo violento. Ho questo presentimento. Op. Ok, guardo questo lancio e poi me ne vado. Boom! Ok. Dicono di mettere il muro sottile, non il buco pieno. LOL. Anche lei ha preso vita. Hai fatto gol. Allora, puoi andare per i fatti tuoi, scusa, ma potresti... Ecco, grazie. Ah, ok. Dai, faccio un ultimo tentativo, poi direi che per stasera è finita, ragazzi. Ah. Mamma mia, ragazzi. Sperando che non esploda nulla. Questa è una novità interessante. Voi che ne dite, ragazzi? What? What? Tunk. Spara. Cioè. Taglia la corda. Vedi quale parte. È statica. Beh, vaffanculo. Ce la posso fare. Posso farcela. Lo so che posso farcela. Basta impegnarsi. Ok. Kalec. Ok. Credo che hai perso
Ok, voglio riuscire a tirare un ultimo maledettissimo colpo. Ok, colpito. E non gli abbiamo fatto assolutamente quasi nulla. No, l'abbiamo incrinato. Ottimo, ottimo. Ok, signori, questo è attualmente il massimo danno che fanno le catapulte. Possiamo piangere se vogliamo, ridere anche, è preferibile. Ma questo è ciò che abbiamo, non ci possiamo lamentare. Però alla fin fine va bene, dai, non è che possiamo pretendere di tirare giù il lavoro magari di giorni di qualcuno che si è messo a costruirsi un castello in pochi secondi. Oh, abbiamo fatto saltare via un sasso. Perfetto. E comunque, ricordiamoci sempre che possiamo sempre fare così. Uno, due e tre. Meraviglioso. Ok, gente. Dal paese delle catapulte equilibriste, direi che questo è tutto, ragazzi. Saluto tutti quanti quelli che hanno sopportato fino adesso questa live e sono davvero spiacente per tutti quanti quelli che hanno problemi con Twitch, ma sinceramente YouTube mi ha veramente stufato per quanto riguarda le live. E quindi con tutta probabilità la prossima live sarà direttamente su Twitch. Spero che comunque accorrerete numerosi e beh, grazie a Metatron per l'aiuto. Date un'occhiata al suo canale, ricordate, anche lui fa video di Space Engineer, Medieval Engineer e tanto altro. Spero almeno, molto presto tanto altro. E ragazzi, comunque Medieval Engineer è una figata. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. C'è gente che vuole essere salutata, tipo... Ok, mi dica i nomi e li salutiamo. IBD The Doctor. IBD The Doctor, ciao, ci vediamo alla prossima, spero che ci sarai. Stop. Basta. Ok, mica quanta gente. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima. Probabilmente la prossima live sarà Darkest Dungeon, andremo avanti, quindi tenetevi pronti. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. No, Pippo Scavatore Bianco voleva essere salutato. Ciao Pippo lo Scavatore Bianco. Ciao ciao.